Graziella Lupieri, curatrice di arte contemporanea. Io sono Marta e sono dell'Officina di Cittadinanza. Vorrei farti alcune domande. La prima è: come mai questa scelta? Domanda difficile, probabilmente perché fin da piccola ho sempre frequentato le mostre, ho sempre vissuto così il mondo dell'arte, da lontano anche, e vedere le mostre mi ha portato a intraprendere il percorso di studi che ho deciso di intraprendere e poi negli anni appunto a cimentarmi nella difficile pratica del curatore. Quali difficoltà hai incontrato nel tuo percorso? Tante, nel senso che è un mestiere comunque che richiede molta tenacia, determinazione, voglia di mettersi in discussione, voglia di mettersi in gioco. Però diciamo che nonostante sempre tutte queste difficoltà, le soddisfazioni poi erano sempre molto positive e quindi mi hanno sempre poi portato a continuare ad andare avanti con questo lavoro. Quindi in generale di che cosa ti occupi? Curo delle mostre, in particolare mostre di arte contemporanea, perché mi sono appunto specializzata in arte contemporanea. In realtà poi mi capita anche di curare delle mostre di artisti più storicizzati o comunque non viventi. Però diciamo così che curare la mostra poi in realtà implica anche tutta una serie di altre cose, no? Quindi scrivere, studiare, fare ricerca. Ti senti orgogliosa? Sei contenta dei profitti che hai avuto da questa esperienza? O che comunque hai da questa esperienza? Perché sì, beh, sono contenta perché riesco comunque a fare quello che voglio fare, nonostante le mille difficoltà. Non potrei pensare di fare altro, quindi questa è anche la cosa che mi spinge a continuare a provare. Non è semplice, questo no, però se quando mi alzo la mattina questo è il mio primo pensiero, significa che devo continuare a portarlo avanti. Bene, grazie mille. Grazie a voi.